3 arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, 2 studenti e un operaio 39enne, 14 fermati, 16 feriti tra le forze dell'ordine. È il bilancio di una giornata difficile, pesante, complicata di guerriglia urbana per la capitale. E dire che era partita come un corteo pacifico organizzato dai COBAS, al quale si erano aggregati gli studenti dell'Università La Sapienza contro le politiche di austerità del governo. Ma ai 2 cortei autorizzati se ne sono uniti altri 3 non autorizzati, migliaia di ragazzi, studenti. Un fiume letteralmente di persone che ha riempito da più parti il centro di Roma. I più violenti, un centinaio di giovani universitari, si sono dati appuntamento in Piazza del Popolo e da lì hanno imboccato via di Ripetta che porta alle spalle della Camera dei Deputati. Sono le 10.30, cominciano gli scontri. Difesi da scudi di gomma piuma, i ragazzi lanciano sanpietrini e bomba carta contro la polizia che impedisce loro di avvicinarsi a Palazzo Chigi e Montecitorio. Molti giovani indossano caschi per nascondersi, erano preparati. La tensione è alle stelle. 3 agenti vengono feriti. Il gruppo viene disperso, ma ormai è chiaro che non è finita lì. Perché in giro, dal corteo che è diventato sempre più numeroso e sta attraversando il cuore della capitale, si staccano delle frange che puntano verso il Lungo Tevere, Ponte Sisto, che porta a Trastevere, e il ghetto ebraico. Tra i manifestanti urla che vengono intese contro la comunità ebraica. Il sindaco Alemanno si scusa e chiede una risposta dura e ferma contro i responsabili di questa giornata di guerriglia. Il presidente della comunità ebraica dice: mai è successa una cosa del genere prima a Roma. Gli studenti della Sapienza smentiscono gli slogan contro gli ebrei. Ancora scontri, questa volta in mezzo al traffico, in una città già messa alla prova dalla piena del Tevere. Vengono divelti cartelli stradali, cassonetti in ghisa, colpite auto e negozi. Molti esercenti decidono di abbassare le serrande per paura di subire danni. Su Ponte Sisto, come documentano le immagini della polizia, un'altra sassaiola. Poi il corteo dei collettivi universitari si sposta verso via di Ripa Grande, dove continuano le tensioni con la polizia. Un'altra ora, molotov, bombe carta, sassi contro la polizia, fumogeni dalle forze dell'ordine. 140 persone saranno identificate. Dopo oltre 2 ore di scontri, quando arrivano qui vicino a Porta Portese, gli studenti vengono dispersi dalla polizia. Roma conclude così una giornata particolarmente difficile da più fronti. Nicola Veschi, Sky TG24.